Insomma, intanto devo ringraziare questi pensieri che si uniscono da un anno, da quando Giorgio, la Melilli e altre persone mi hanno chiesto scrivi qualcosa per delle persone particolari che io conoscevo, ho conosciuto. E non è facile scrivere, sì, si può scrivere tanto. Io ho scritto di mio, però attraverso anche quello che diceva un uomo che ha detto e ha manifestato e ha lasciato scritto anche ai loro figli. E lui era Paolo, era Giovanni, erano altri. Cose semplici comunque. A me è piaciuto prendere di loro la semplicità dell'uomo. E poi c'era il giudice. Perché io dico sempre, a me e ai miei figli, prima l'uomo o la donna, formati, e poi quello che diventerai. C'è gente che dimentica alcune volte e ricorda solo quello che è, lasciando che si è uomini e donne. Per me questo è importante. Signor giudice, mi scusi, io le volevo chiedere una cosa. Signor giudice, mi sono permesso di leggere il primo foglio della sua agenda, ma per dirla tutta anche l'ultimo foglio ho letto, sì. Sì, lo so, signor giudice, io non avrei dovuto, sono cose troppo riservate, personali. Infatti ho dato un'occhiata così in maniera sommaria e ho capito che non era giusto leggere certe cose. E quindi non ho continuato e mi sono limitato a leggere solo la prima e l'ultima pagina della sua agenda. No, mi è piaciuto leggere questi due fogli perché ho capito che lei, cioè lei è come me, come noi. Mi ha colpito il fatto che a lei, signor giudice, non manca l'ironia. Cioè, ci piace ridere, scherzare, cioè, non pensavo, ecco, che un uomo come lei. Però mi ha fatto piacere questa cosa, molto, molto piacere. Le ripeto, mi scuso se mi sono permesso di aprire la sua agenda, ma non ho resistito alla curiosità di sapere cosa scrive un uomo così impegnato come lei. Cioè, ho letto che lei quando esce da casa, i suoi figli ancora dormono e poi quando rientra magari li trova già a letto e lei li accarezza piano piano. No, perché anche io faccio così con i miei figli. Cioè, ogni padre è normale che ha questa cosa Poi mi è piaciuto che lei ha appuntato nella penultima pagina delle riflessioni. Ho detto penultima? No, forse era l'ultima, perché come le dicevo io ho letto la prima e l'ultima pagina della sua agenda. Sì, la prima è l'ultima. E le devo dire che mi sono piaciute molto queste riflessioni che lei ha scritto, soprattutto quella dove lei dice che Palermo non le piaceva, però ha imparato ad amarla e quindi attraverso la forza dell'amore uno può anche cambiare e quindi migliorare anche una cosa che non piace, perché una cosa brutta, amandola, come dice lei, si può fare diventare pure bella. Se la ami, la migliori. E questo è un bel pensiero. Sono d'accordo con lei, signore. Se devo essere sincero, cioè io sarei scappato anni fa da questa città. Però se scappiamo tutti, dottore, alla fine vincono a tavolino. Non è giusto, dottore, è giusto. E lei ha ragione, perché bisogna avere coraggio, perché se ci lasciamo sopraffare dalla paura non si va avanti. Io questo l'ho capito, dottore, l'ho capito anche se non ho una laurea. Vabbè,
per dirla tutta, non ho neanche un diploma, cioè io mi sono fermato alla quinta elementare, però io non sono proprio, come si dice, lo sa dottore, io, lo sa, lei somiglia un poco a mio padre, a casa ho una fotografia di mio padre, di mio zio, di tanti anni fa, e sembrano lei e il suo amico, e poi lei è Capricorno, cioè, come me. Io pure sono Capricorno. No, perché leggendo questi due fogli della sua agenda mi ci sono ritrovato. Cioè, ho letto che lei quando prende lo stipendio si chiede se è uno stipendio meritato e questa è una bella cosa. Ma per tutti, per tutta la comunità è una bella cosa, dottore. Bravo. No, bravo dottore, bravo, no? No, perché non tutti fanno questo ragionamento, sa? E lei lo sa meglio di me. Pensano solo allo stipendio, poi quello che riescono a fare fanno. Invece no, la penso come lei, come lei la penso, dottore. Dottore, io le devo confessare una cosa. Io non ho letto solo 2 pagine dell'agenda. Io l'ho letta tutta e anche più volte. Sì, più volte e più volte, dottore. E secondo me la dovrebbero leggere tutti, dottore, sì. La dovrebbero leggere tutti, come bisogna chiedere di leggere tante altre cose, dottore. Come bisogna parlare di tante altre cose che nascoste, dottore. E lei lo sa, ci sono cose che non ne parlano, dottore, cose che si sanno, che sono certe, ma non ne parlano e ostacolano pure quelli che ne vorrebbero parlare e non ne possono parlare abbastanza. Come dice lei, dottore, parlate! La prima medicina è la parola, l'informazione, la conoscenza delle cose, parlarne con qualsiasi mezzo, ma parlarne, farne un movimento culturale e morale. E come dice lei, dottore, parlare narichi nei piccinetti che nascono. E farci sentire solo un profumo la libertà, rifiutando la puzza del compromesso, dell'indifferenza, della rassegnata complicità. Dice giusto, dottore. Dice giusto. Io l'arroganza l'ho toccata con mano, dottore. L'ho conosciuta in faccia. Perché non è difficile trovare per strada, in questa città, in questo paese. Ancora oggi, dottore, in ogni forma, in ogni maniera. Il sottobosco è fitto e si nasconde bene sotto tante facce e maniere, dietro tante facce simpatiche, dottore, simpatiche, sorridenti, rassicuranti. Non sembra, dottore, non sembra, ma ancora lo stipendio non ha voluto. Chiedo scusa, dottore, se ho alzato la voce, ma non volevo, mi creda, ma i rincia mi viene ancora riittare voci. Le chiedo scusa, dottore. Le chiedo scusa. Io, dottore, mi sembra brutto, ma io lo devo dire. Io l'agenda non la trovo più. Non c'è più. Ma no, non si preoccupi. Non si preoccupi perché io quei fogli li ho capiti. Li ho capiti e me li sono registrati in mente. Non li dimentico, dottore, non li dimentico. Può stare tranquillo che non si dimenticano. Poi, dottore, io avrei un desiderio. Le devo chiedere se per una volta, solo una volta, ci possiamo dare del tu, come due amici. Ecco, io ti volevo dire, è strano dirle, dottore, ti volevo dire, però a me fa piacere, credo che faccia piacere a tante altre persone. Quindi te lo dico anche a nome di tutte queste altre persone, ma per dirla tutta la diciamo a te, al tuo amico, a tutti i tuoi veri amici. A tutti quelli che avrebbero potuto conoscerti, ma questi comunque conoscono te. E quindi. E niente, quello che ti volevo dire è la parola più
più semplice del mondo, più semplice che esista. Grazie Paolo, grazie Giovanni, grazie a tutti.